Allora ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e insieme a me ci sono i miei carissimi amici Nicole, ciao Nicole, e c'è Andrea di là che si sta preparando. Ora vi spiego. Partiamo dal principio. 3 settimane fa sono arrivato qua con la mia famiglia e come al solito la famiglia Balocchi ci ha accolti a braccia aperte per farci fare tappa qui. E con l'occasione, insomma, ci vediamo un pochettino e condividiamo dei momenti speciali. Siccome Andrea ha uno spirito di competizione che è talmente alto che ha pensato bene, sentite gli scratch qua, che ha pensato bene di lanciarmi una sfida. Dice: Fabri, quando torni tra 3 settimane e passi da qua, ti lancio una sfida al cartodromo di Parma. E io faccio: Va bene, Andrea, sei rimasto sulla sfida del 2015 dove abbiamo pareggiato, abbiamo fatto 2-2, nessun problema. E Andrea, che vuole fare le cose come si deve, ragazzi, vuole assolutamente che la sfida sia uguale. Allora, io faccio 1,82 m per circa 103 kg e mezzo, vestito come sono attualmente. D'accordo? Adesso vi faccio vedere. 103 sei confermato. 100... 103 sei. Adesso Andrea. Ciao Andrea. Pesata di Andrea. Vai, attenzione, andiamo. Vai, sali. Non ho Aspetta. niente addosso, eh. Non è, no, pesa un po', hai un po' la gobba però, eh. Vabbè, non c'ho le scarpe. Gli abboniamo mezzo chilo, dai, non mezzo chilo, ci siamo. Aspetta. Attenzione, vai. Guardate che ha preso, ragazzi. Ha preso la cosa per i pesi, ragazzi. Ci sono pure i pesi qua. Si è messi a pesare. Grandissimo Andrea. Quindi la sfida per questa sera alle 21. Quindi il formato al cartodromo sarà: intanto cerchiamo di battere il 35, giusto? Sì. Per avere i carte più potenti. Secondo me facciamo brutte figure, Perché secondo me però se ci riusciamo, bene. Quindi ci saranno 5 minuti di pratiche, 10 di 10 di qualifica 10 di qualifiche e e 25 25 giri. giri, e ci sarà anche suo fratello, Mio suo figlio. figlio, che sembra tuo fratello. E normalmente Isabella, la mia cara compagna, Nicola. dovrebbe, aspetta, lo so, l'ho presentata Nicole, dovrebbe filmare, e ovviamente Nicole che gareggerà e secondo me ci dà paga. A dopo, ciao. Tanto ti dà forza pazienza. Ok ragazzi, una spiegazione: subito partenza bomba di Andrea e di Simone sulla destra, prova l'attacco, io rimango un po' diciamo interdetto alla prima curva, quindi devo assolutamente recuperare perché lì davanti stanno scappando. Bene ragazzi, la lotta tra Andrea e il suo figlio Simone mi sta avvantaggiando, sto recuperando, vediamo che succede, bisogna assolutamente attaccare. Mamma mia, che sorpasso muscoloso di Simone che passa sulla destra in un punto veramente difficile da passare. Ricordiamo che qui è complicato andare a superare pochi punti in cui si può sfruttare appunto l'occasione di poter passare. Stesso peso, stessa prestazione di kart, sarà difficile andare a prendere Andrea. Vediamo. Ma
prossima. Ci sono ancora parecchi giri da fare. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare, se possiamo andare a riprendere Andrea. Sono uscito a bomba in quest'ultima curva, è il momento di attaccare. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Allora ragazzi, ovviamente il segno col dito era ovviamente per scherzoso nei confronti di Andrea. Sorpasso riuscito, anche se c'è stato un contatto, devo dire la verità, però molto muscoloso, ma vedrete la risposta di Andrea tra... Andrea gioca la carta di Cole, che riesce a bloccarmi e a rallentarmi, e quindi Andrea riesce a recuperare. Ovviamente ragazzi, Nicole fa parte del gioco, è in pista e quindi bisogna tenerla in considerazione, può giovare a un pilota piuttosto che un altro, quindi in modo sportivo bisogna accettare anche quando si perde tempo. In questo caso qua ho perso tempo io e ha agevolato Andrea. Vediamo che succede. Andrea nella parte centrale del circuito è veramente velocissimo, infatti guadagna tantissimo, mi dà dei colpetti dietro, mi mette la pressione psicologica, ma non dobbiamo mollare nulla, perché alla fine del circuito e all'inizio siamo leggermente più veloci e guadagniamo qualcosa, quindi bisogna resistere. Comunque Andrea veramente bravo. Sto gestendo abbastanza bene, Andrea riesco a tenerlo a distanza, anche se lui gestisce molto bene diciamo alcune curve in cui riesce a veramente a recuperare tanto. Bisogna rimanere calmi e cercare di mantenere questa distanza per cercare di portare a casa la seconda posizione, ma la gara è ancora lunga ragazzi, eh? Spieghiamo che è successo. Allora, incontriamo di nuovo Nicole, che rallenta, difficoltà per passarla, e siccome l'avevo toccata più volte, per una questione di sportività, non volevo comunque andare a tamponarla, pur essendo in gara viva e insomma con Andrea. Lui non capisce, pensa che mi sto fermando per riposarmi. Non è assolutamente così, ero nel vivo della gara, ma non volevo tamponare, soprattutto in uscita, lì Nicole. Quindi si arrabbia un pochettino, dai passa, ti stai riposando, perché poi ci siamo sentiti nel dopogara, e sportivamente poi, pur essendo passato, mi rilascia passare. Comunque, sfida ancora apertissima, è soltanto diciamo un piccolo intoppo nella gara, nulla di che, si va avanti. Allora
Andrea che sfrutta quindi ancora una volta la carta Nicole, perché c'è stato quel inghippo prima, riesce a raggiungermi e nel punto in cui è veramente veloce riesce a fare un gran sorpasso di forza muscoloso. Bravo Andrea, sei riuscito a passare in un punto in cui eri stato superato da Simone, tuo figlio. Bravissimo, adesso sarà veramente tosta ragazzi, perché passare è complicatissimo e Andrea va veramente fortissimo. Ragazzi, purtroppo il fattore C è importante anche nelle gare, qui Andrea ne ha avuto veramente parecchio perché ero uscito veramente fortissimo dall'ultima gara, ero già pronto ad attaccarlo ma in realtà l'ho colpito e gli ho dato una spinta, il che rimanda ad un possibile prossimo sorpasso. Vediamo che cosa succede ragazzi, è veramente dura perché anche fisicamente tutti e due iniziamo a sentire insomma la stanchezza e ancora la gara non è finita. È davvero la serata di Andrea, ancora un colpo di fortuna perché il kart suo si ferma, non riesco ad evitarlo, gli do un altro colpo che gli dà la possibilità di ripartire. Ragazzi, tra il Joker Nicole e i colpi dietro, Andrea, insomma, sta avendo parecchia fortuna. Ovviamente mai in discussione la sua bravura perché veramente va fortissimo. Guardate come prende soprattutto la prima curva, acceleratore sempre a bomba e colpi di freno, ragazzi. Differenza mia, invece io alzo proprio il piede, quindi tecnica veramente geniale per Andrea che riesce a sfruttare bene il proprio kart. Vediamo che si... Andrea, però la carta Nicole, non tre volte, dai! Vabbè ragazzi, fa sempre parte del gioco, intanto sta scappando Andrea, complicatissimo andare a recuperarlo, veramente le braccia cominciano veramente a far male, e questa mancanza di, ovviamente, di allenamento, Andrea sta facendo una gara veramente impeccabile. Bene ragazzi, vi ho risparmiato 4-5 giri in cui ho dovuto veramente sudare per recuperare Andrea che stava andando veramente troppo forte e quindi stavo perdendo terreno e per una volta la carta Nicky gli gioca a suo sfavore, vediamo come possono cambiare le cose. Ecco il primo tentativo di sorpasso all'interno con Nicky in mezzo, Andrea si difende veramente molto molto bene, poi ha il favore della traiettoria all'interno, ma questo è solo un inizio della parte finale in cui ci saranno veramente delle scintille tra me ed Andrea.
ragazzi sono veramente tanto tanto vicino, ho capito come cambiare il modo di fare l'ultima curva e uscire veramente forte, sono due giri che sono attaccatissimo ad Andrea, soprattutto nel pezzo centrale in cui lui andava fortissimo, se esco bene posso andare a superarlo, vediamo come si difenderà il nostro caro Andrea. Come chiude, sono due giri che si mette proprio in centro, non lascia proprio spazio, solo all'esterno, lì è completamente impossibile, è impossibile passare, lo fa con esperienza ragazzi Andrea, fa bene il suo mestiere da kartista, bravo Andrea, complicatissimo da passare, manca veramente poco, sento che ormai non ho più braccia alla pressione della gara, ma non si molla. Signor Balocchi, rivediamo un po'. Allora, riguardiamo l'azione, vediamo che Andrea va lungo alla staccata, alla praticamente curva a 90 gradi, quindi per difendersi viene a stringere il più possibile, ci urtiamo, ovviamente cerca di farsi spazio, è normale, non può andare sulle ruote, però quello che non capisco è perché insisti ad andare sulla destra, io ovviamente devo controsterzare perché mi stai buttando sulla destra e non potrò andare a chiudere l'altra curva, quindi Andrea hai un po' esagerato, le immagini parlano, lasciamo valutare ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno seguendo. Allora, capisco Andrea che siamo a Parma, siamo al Palacarte di Parma, che sei a casa tua, però ti ho fatto un sorpasso mostruoso, ti ho fatto un controsorpasso perché hai fatto un'uscita bellissima e mi rivieni addosso. No Andrea, dai, no, hai usato anche la carta di call, dai, comunque bella difesa, anche se allarghi ancora un po' troppo e non mi lasci lo spazio, caro Andrea. Però è una lotta spettacolare, mi piace, maschia come si deve, avrei fatto la stessa cosa, dico la verità. Bravissimo Andrea! Si sono accese le luci arancioni e quindi di conseguenza la gara è terminata, anche se dal conteggio del mio display c'era scritto 24, quindi per me mancava un altro giro, peccato perché ero gasatissimo, ero veramente vicino ad Andrea, sentiva la pressione, probabilmente poteva essere l'ultimo giro con l'ultimo sorpasso, purtroppo tagliano praticamente la potenza ai kart, finisce così, però ragazzi devo dire una cosa, è veramente stato fantastico
le lotte con Andrea, le carte Joker con Nicole. Simone, bravissimo, è andato veramente fortissimo. Un divertimento pazzesco, una serata veramente che non dimenticherò. Ovviamente Andrea, la sfida è ancora aperta. Mica che gara, oh. Mica che gara, ragazzi. Allora, Niki. Scusa, Niki. Due volte ti ho toccato io, No, non ho notato, eh. Oh, ti ho chiesto scusa, mi sono fermato. Tu? Se tocchiamo la Niki, aspettiamo, via. Ti sei perso. Ti sei perso una gara epica. Lo so. Però ho detto, se ci rimango imbottigliato... Sì, ma frega niente. C'è lo spettacolo. Ok ragazzi, siamo alla fine di questo video. Ovviamente io ringrazio il Paracarte di Parma per l'ospitalità e la professionalità che hanno dimostrato quella sera lì che abbiamo corso. Ovviamente tutti i miei ringraziamenti vanno ad Andrea, ormai mio fratello, perché mi ha offerto veramente sia l'andata che il ritorno dei giorni speciali insieme a Nicole, la sua compagna, e con Simone ovviamente la gara, che veramente ha coronato quello che è stato l'inizio e la fine di una vacanza straordinaria. Ringrazio anche la mia compagna e mia figlia che mi hanno fatto compagnia. Ovviamente ragazzi, spero un giorno di poter condividere questa cosa insieme a voi, perché poter correre davvero sui kart, poter fare video e condividerli su YouTube è veramente qualcosa di speciale ed emozionante. Quindi un grazie veramente a tutti per avermi seguito. Vi ricordo ogni volta che chiudo un video di mettere un like, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito ragazzi, così rimanete aggiornati, e ci vediamo come al solito prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!